Buona giornata a tutti ancora, io sono sempre Claudio Simeoni e continuo la trasmissione che abbiamo cominciato oggi. Nella seconda parte della trasmissione del giovedì leggo il libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo abbiamo già parlato della formazione dell'universo, abbiamo parlato della natura che cos'è, abbiamo parlato per il quarto stadio di sviluppo della specie umana e abbiamo parlato del luogo d'origine del bene e del male. Oggi comincerò a parlarvi delle linee, che cosa sono le linee di tensione. Vi parlerò della coscienza di sé e coscienza del sé e vi parlerò che cos'è il bene e il male. Prima abbiamo parlato del luogo d'origine, dopo vi parlerò che cos'è il bene e il male. E che cos'è il bene e il male dal punto di vista dell'anticristo, non dal punto di vista della Chiesa Cattolica. Per cui, se qualcuno vuole sapere che cosa pensano i pagani del male, non fanno altro che ascoltare. Naturalmente in questa seconda parte della trasmissione non prendo telefonate se non verso la fine, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, sarò disponibile a prendere delle telefonate. Allora, dal libro dell'Anticristo, che ricordo una cosa, le linee di tensione io le ho trovate in modi diversi. Cioè, quando le ho scoperte, le linee di tensione erano dei collegamenti col mondo, i collegamenti fra gli esseri viventi e all'interno del mondo. Oggi io so che le linee di tensione sono qualcosa di molto di più, sono delle coscienze in sé, cioè sono delle linee di energia coscienti e consapevoli di sé, per cui il valore che assumono per me le linee di tensione, oggi come oggi, appartiene a tutta la divinità, a tutto il divino astratto, quelle che nella religione romana si chiamano le divinità astratte, Concordia, non mi ricordo più adesso, Speranza, Vittoria, cioè sono dei flussi di energia vitale che collegano tutti i viventi. Più potente fra tutte, quella che permea tutto quanto, è libertà, naturalmente. Che cosa sono le linee di tensione? Le linee di tensione sono flussi di energia vitale che collegano tutte le coscienze di sé esistenti nell'universo. Da ogni essere, qualsiasi essere, animale, vegetale, planetario o di sola energia, si irraggiano fili di energia vitale contenenti tutte le sensazioni, emozioni, desideri, bisogni, speranze dell'essere stesso. Questo irraggiamento proprio di ogni essere è fenomeno caratteristico dell'energia vitale trasformatasi in coscienza e della sua strutturazione attraverso il fare stesso dell'essere. Si lega e si unisce ai flussi irraggiati da altri esseri, scusate, le cui caratteristiche sono simili. Corrispondono cioè nei bisogni, nei desideri, scusate, corrispondono cioè nei desideri, nei bisogni, nelle emozioni, nelle sensazioni, nelle speranze o in parte di queste o ancora coincidono per qualche caratteristica. Trasmessi nel circostante, questi flussi vengono percepiti e manipolati dagli esseri con cui vengono in contatto e da questi ritrasmessi nel circostante. Le linee di tensione mantengono il rapporto simbiotico sul piano della coscienza di sé fra tutti gli esseri della natura e planetari. La ricezione, l'interazione e l'interpretazione delle informazioni cui le linee di tensione corrispondono è relativa allo sviluppo dell'essere in contatto. Lo sviluppo della sua coscienza di sé, lungo la via del sé, il suo potere personale, la capacità e la direzione nella quale usa la sua volontà, le caratteristiche specifiche del suo essere coscienza e le sue predilezioni nell'oggettività in cui vive. Gli stessi elementi specifici dell'essere costituiscono sbarramento nei confronti di linee di tensioni diverse. Non è dispersione di energia vitale. È una specie di orgasmo delle coscienze su scala planetaria alla quale l'essere umano può partecipare. Alcune di queste linee di tensione, passando attraverso più esseri, vengono ampliate e ritrasmesse, creando a volte e in relazione a condizioni oggettive e soggettive, veri e propri fiumi in piena che attraversando l'intero corpo sociale creano idee, tendenze,
nuovi modi di porsi e di essere del sistema sociale nel suo insieme o come scelta dei singoli esseri. Alcune di queste linee sono così sottili e deboli da disperdere le proprie informazioni poco dopo l'emissione. Altre s'ampliano coinvolgendo intere fasce del sistema sociale umano e della natura. Le linee di tensione dell'entità hanno avvolto la specie umana che, nonostante il suo cervello e il suo corpo bloccati mediante blocchi bioenergetici, è rimasta ancorata alla natura. Queste linee sono un po' le radici della specie umana che la mantengono in contatto con l'essere terra e con tutti gli esseri della natura. Le linee di tensione escono dal corpo diritte come fili, ma devono essere tenuti compatti e diritti mediante lo sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé. Quando dentro un essere le linee di tensione s'arruffano, se ne perde il controllo, il legame con gli altri esseri s'allenta ed è facile per gli esseri ammalati di energia vitale stagnata terrorizzare e controllare quegli individui. Quando questo avviene, nascono le fobie. È facile per gli esseri spacciatisi per Dio creatore far vibrare linee di tensione non sorrette dalla volontà dell'individuo, facendogli conoscere il terrore. Si può descrivere la paura come un aggrovigliamento delle linee di tensione, irreggiate da un corpo malato di energia vitale stagnata. Lungo la strada della ricerca della coscienza di sé, un punto fondamentale è quello del diventare coscienti dell'esistenza delle linee di tensione. Sembra di possedere un corpo capace di prendere decisioni senza l'intervento della ragione, agire senza il pensato della ragione. Dopo, solo dopo, si comprendono attraverso la ragione le motivazioni dell'azione. Qualcuno chiama questo l'estendersi delle ali della percezione. Quando una linea di tensione colpisce un soggetto qualsiasi, questo ne risulterà modificato e, a sua volta, interagirà con la linea di tensione modificandola. Nulla è mai uguale a se stesso. Il rapporto dialettico fra contatto di soggetti è universale. L'entità stessa, ogni volta che vi si aggiunge un nuovo essere, risulta diversa. Nell'universo nulla è immutabile, nulla può essere immutabile e nulla è destinato al nulla. Tutto muta in continuazione e ogni mutamento rappresenta una scelta fra più opzioni. Gli stessi esseri, autospacciatisi per Dio creatore e padrone dell'universo, o dei come si vuole, aveva a loro disposizione più di qualche scelta alternativa prima di imboccare la via dell'energia vitale stagnata. Tentare di distruggere la natura attraverso il dominio su una sua specie, questo non lo doveva proprio fare. A questo conduceva la loro scelta iniziale. Essi sapevano dove quella scelta avrebbe condotto. Quando l'energia vitale ferma i suoi flussi, le linee di tensione proprio dell'individuo si rattrappiscono. L'essere umano solo allora, al rattrapimento delle linee di tensione, comprende cosa sia la solitudine, quella vera. Le linee di tensione, io ho scritto questo libro, ripeto, nel 1985, in un certo momento del mio percorso di stregoneria. E in quel momento del mio percorso di stregoneria, le linee di tensione erano semplicemente un flusso di energia vitale che collegavano tutti gli esseri della natura. Bene, oggi come oggi io so perfettamente che quelle linee di tensione sono coscienti di se stesse, cioè pur facendo parte di tutto l'insieme della natura dell'universo, hanno una propria coscienza e una propria indipendenza. In pratica è come se sanno dove dirigersi, con chi relazionarsi o con chi non relazionarsi. E questo mi ha permesso di scoprire in pratica il paganesimo. Infatti voi nel libro dell'Anticristo non troverete accenni al paganesimo, ma troverete accenni alle coscienze di sé, all'entità, ma non al paganesimo. Il paganesimo arriva quando scopro che le linee di tensione che partono da ogni essere, dal circostante, dall'albero, dall'erba, dagli insetti, dalle piante, dal sole, dalla terra, sono in realtà delle linee di tensione coscienti di se stesse. E questo mi permette di individuare una serie di divinità, una serie di divini che prima non tenevo in considerazione. Bene, detto questo, sulle linee di tensione, che praticamente collegano ogni essere vivente,
anche se uno è in un bunker, in una galera, circondato da quattro muri di pietra in 3 metri per 3, se ha il proprio campo vitale vivo, sveglio, egli non è solo. Mentre invece una persona che ha le linee di tensione rattrapite, che non è capace di sentire il circostante, di sentire le emanazioni, quella è sola anche se ha 100.000 pseudoamici. In realtà non è in grado di riuscire a comprendere quanto da queste persone arriva verso di lei. Per cui le linee di tensione sono un punto fondamentale della stregoneria, perché l'arte dello stregone, l'arte della stregoneria è quello di sapere dirigere le linee di tensione, diventarne parte, farsi attraversare e poter indirizzarle. E questo è un lavoro che fa lo stregone. Detto questo, passiamo alla coscienza di sé e coscienza del sé. Si è parlato di coscienza di sé e coscienza del sé senza precisarle. La coscienza di sé coincide con la coscienza del sé, cioè sono la stessa cosa, solo in un'essere entità, l'universo. Ed è da intendere non l'universo come insieme di ammassi stellari, ma l'universo nel quale il più piccolo frammento concepibile ha raggiunto la coscienza della totalità dell'universo e la totalità dell'universo ha coscienza di sé fin al più piccolo frammento che lo compone. Quando tutto è fuso col tutto. Per tutti gli altri esseri, qualunque sia il grado di sviluppo, parlerò di coscienza di sé lungo il sentiero che porta alla coscienza del sé, dove per coscienza di sé intenderemo un essere che raggiunge, nella propria fase di sviluppo, la coscienza dello stadio della propria esistenza e la consapevolezza dello stadio successivo rispetto a quello in cui sta vivendo. In pratica è coscienza di sé di un individuo il momento stesso in cui è cosciente dello stadio in cui sta vivendo, cioè di quello che sta vivendo, e quello che vivrà subito dopo questo stadio, cioè quello che vivrà dopo la morte del corpo fisico. Consapevolezza del fine, coscienza dei mezzi. Chiamerò coscienza del sé la coscienza propria dello stadio di sviluppo successivo a quello cui un essere sta in questo momento vivendo. Qualsiasi essere, l'entità compresa. La condizione per cui sia possibile raggiungere di volta in volta il proprio sé è dovuta solo al raggiungimento e allo sviluppo della coscienza di sé. La maggior parte degli individui della nostra specie, passati al quarto livello di sviluppo della specie umana, non sapevano di aver raggiunto la coscienza di sé se non qualche istante prima di effettuare il passaggio abbandonando il corpo fisico. Esiste uno stadio di sviluppo della coscienza di sé che non apporta modificazioni, almeno nell'apparenza del quotidiano, ma agisce esclusivamente sul corpo energetico dell'individuo ed è questo che deve mantenersi compatto al momento del passaggio. Nessuno si illuda. Questa possibilità è inferiore all'1% della specie e coinvolge essenzialmente chi trasforma merci in prodotti attraverso un uso predominante delle mani. Cosa sia la coscienza di sé non è semplice da delineare, in quanto è un divenire attraverso una sequenza soggettiva di scelte consapevoli. Un divenire soggettivo. In termini assoluti, relativi alla nostra specie, la coscienza... la coscienza di sé è il momento in cui il corpo fisico e il corpo energetico diventano coscienti l'uno dell'altro e il soggetto, attraverso il desiderio, trasformato in volere e a sua volta trasformato in volontà, riesce ad utilizzare indifferentemente l'uno e l'altro a seconda delle proprie necessità. Oltre a questo, è uno stadio di consapevolezza coinvolgente, oltre allo stadio ordinario della ragione nel quotidiano, il cervello ancorato nel quotidiano, anche una serie di altri centri sparsi nel corpo fino ad estendersi a tutte le cellule del corpo. Quest'ultima presa di coscienza normalmente avviene un attimo prima della morte, ma può essere raggiunta ed utilizzata anche nel corso dell'esistenza del corpo, nel corpo fisico, mediante lo sviluppo del volere e della volontà atta a rendere autonomo il corpo di energia. Nel corso dello sviluppo della coscienza di sé, l'essere umano si trasforma accumulando, attraverso le proprie scelte, potere di essere o potere personale. Condizioni oggettive possono spesso impedire o interrompere l'accumulazione, bloccando lo sviluppo della coscienza di sé. Gli stati di sviluppo raggiunti dall'essere umano
per la sola scelta di imboccare tale via, sono in grado di permettere alla coscienza di sé la nascita dal corpo luminoso alla morte del corpo fisico. Al quarto livello di sviluppo della specie umana ci si arriva attraverso il potere personale, accumulato nel corso della propria esistenza. La maggior parte dei passaggi avviene per il rotto della cuffia, altri sono più veloci, alcuni sono delle vere e proprie esplosioni di vita. Sulla strada del sé si può essere bloccati in sé. L'importante è che la sconfitta e il blocco non giunga troppo presto. L'importante è che la sconfitta sia specifica e non coinvolga l'intera soggettività dell'individuo. L'importante è poter continuare ad accumulare potere personale, conoscenza e continuare il percorso di sviluppo della coscienza di sé nonostante le avversità. L'importante è non considerare una sconfitta come la sconfitta. La sconfitta non esiste, come non esiste la vittoria. Questa è solo una proiezione della soggettività. Una vittoria non è mai una vittoria, come una sconfitta non è mai una sconfitta. La soggettività qualifica questo o quella, ma la realtà e le sue sfaccettature sono assolutamente indifferenti a questa o quella, anche se l'oggettività viene alterata in maniera diversa. Hanno torto i buddhisti. La vita non è dolore. La vita del corpo fisico è sfida. La pulsione di morte la trasforma in dolore. L'importante è che la resa non coinvolga l'individuo, non permettere all'energia vitale di stagnare. L'importante è essere sempre vivi. La strada della coscienza di sé è una ricerca continua, una sfida continua, e soltanto il percorrerla porterà alla fine alla conoscenza della coscienza di sé relativa a se stessi. Nel corso della caccia ricerca si presentano vari livelli di conoscenza e consapevolezza. Questi possono dare l'illusione di essere arrivati, ma è solo un'illusione. Quando l'essere umano si illuderà di aver raggiunto il proprio obiettivo, la coscienza di sé accoglierà la propria sconfitta, perché egli saprà cosa ha conquistato, ma ignorerà sempre ciò che perse per colpa della propria illusione. Al contrario, cercando anche quando sembrerà di aver trovato tutto, pur annaspando nel buio, si riuscirà comunque ad arricchire il proprio potere di essere ed avanzare lungo la strada della coscienza di sé. Cercare, cercare e ancora cercare, cercare sempre, fare in modo che la sete di sapere e di conoscenza non sia mai sazia, perché solo accumulando potere personale attraverso la ricerca dello sviluppo della coscienza ci si potrà presentare in condizioni favorevoli al momento del passaggio al quarto livello. Nessun individuo, ad eccezione di chi diviene stregone, col termine stregone non intendo ciò che è inteso dagli adoratori di dei, intendo coloro che pur utilizzando indifferentemente il corpo fisico e quello energetico si sono fermati al terzo livello di sviluppo della specie umana per aiutare questa nel suo cammino. Sa quanto potere gli è necessario per passare al quarto livello di sviluppo della specie umana. Si può scrivere, lo farò, a grandi linee su cosa si deve fare per raggiungere la coscienza di sé sulla strada del sé, nell'ambito della specie umana. Ma il quotidiano, le singole azioni e i singoli passaggi, come ciò avviene, il livello di conoscenza e di consapevolezza appartiene al singolo individuo, perché nessuno gli può dire cosa fare o non fare nelle scelte del quotidiano. Essere strega o stregone a vari livelli significa avere la capacità di far funzionare due o più forze per un unico scopo. Nel caso in questione, essere strega o stregone significa far funzionare attraverso l'energia vitale il corpo fisico e il corpo energetico indipendentemente e per il medesimo scopo. Questo è il discorso sulla coscienza di sé lungo la via del sé. In sintesi, cercando di sintetizzare un attimino, la coscienza del sé è una sospensione continua. È come se l'essere che percorre il proprio cammino sia sempre sospeso per raggiungere qualcosa che non raggiunge. Cioè, il feto, quando si trasforma in essere umano, non è arrivato. Ha superato un traguardo, ma non è arrivato. Il fanciullo, quando si trasforma in essere umano adulto, non è arrivato, ha solo superato un traguardo. Così il trasformarsi in essere luminoso non si è arrivati, si è superato un traguardo. Per cui nel nostro fare esiste sempre un qualcosa di sospeso, un qualcosa da raggiungere, che è l'universo nella sua totalità. E questo è il sé, la sospensione continua.
La coscienza di sé invece è quello che noi abbiamo in questo momento e che arricchiamo per giungere a questa sospensione. E soltanto se abbiamo la tensione che ci porta verso questa sospensione, arricchiamo la nostra coscienza di sé. Cioè diventiamo sufficientemente forti alla morte del corpo fisico per trasformarci in esseri luminosi. E quando scrissi questo libro, la visione che avevo era abbastanza diciamo così, limitata. Nel senso che inizialmente avevo la visione soltanto del risultato degli stregoni e il risultato degli esseri umani in ginocchio. Per cui avevo soltanto la visione della libertà che ha il corpo fisico, che ha il corpo luminoso una volta uscito dal corpo fisico, e la disperazione, l'annientamento che produceva l'essere umano in ginocchio. Questa era la visione che avevo. Poi invece il discorso si è molto articolato, cioè non esistono solo queste due, esistono delle altre fasi intermedie fra queste due, cioè esiste la sedimentazione per continuare la trasformazione, cioè non è necessario praticare la stregoneria per riuscire a produrre il corpo luminoso, si può produrre il corpo luminoso anche vivendo normalmente, cioè vivendo normalmente una vita sana, una vita sessuale attiva, una vita normale, senza dover mettere in ginocchio le persone, senza... è possibile sviluppare il corpo luminoso e questo continuerà le sue trasformazioni insieme all'essere terra, insieme all'essere natura. È qualitativamente, diciamo, diverso o più debole se vogliamo, però è sempre un corpo luminoso, non è la distruzione di cui io avevo visione in quel momento. Per cui la visione si è molto ampliata e articolata. In ogni caso il libro dell'Anticristo con tutte le sue pecche lo lascerò in ogni caso così. Bene, sperando che sia stato sufficientemente chiaro questi concetti, speriamo, va. Vi parlerò che cos'è il bene e il male, questo è un po' più facile da comprendere degli altri due. Ricordate che parlo di che cos'è il bene e il male dal punto di vista dell'Anticristo. Per cui è il punto di vista della stregoneria, è il punto di vista del paganesimo. Dopodiché, chiaramente se uno è cristiano lo trova il contrario, anche se non è detto. Scusate un attimo. Quando nel cervello della specie umana si formò la barriera ed egli fu costretto a descrivere il mondo al fine di poterlo catalogare e inquadrare nei sensi, ebbe bisogno di costruire una dualità apparente, sostitutiva di quella andata perduta e dimenticata. Senza contraddizione, l'essere è morto. L'essere umano era solo ciò che poteva descrivere di se stesso e nulla più. Il perduto era stato cancellato dalla sua memoria, non dai suoi geni, né dalla parte interna del cervello o dei centri energetici del suo corpo. Qualcosa, di tanto in tanto, riaffiorava. Qualche cosa in contraddizione con la linearità della descrizione del quotidiano. A volte cancellava volontariamente le nozioni affiorate, magari chiamandole allucinazioni. A volte dovette prenderne atto. Chiamò ciò che più gli piacque bene e ciò che non gli piaceva male. Quando gli esseri autospaciatisi per dei creatori si imposero alla sua attenzione, divenne bene ciò che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Quando, con l'uso di armi, alcuni esseri umani si impossessarono del pianeta Terra, in nome dei loro dei, a loro volta chiamarono bene tutto quello che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Quando gli esseri umani si ribellarono, anche costoro chiamarono bene ciò che a loro piaceva e male ciò che a loro non piaceva. Il bene e il male avevano perso il loro valore originario, in contraddizione, per essere ridotti a due fantasmi soggetti al capriccio di questo o quel gruppo sociale o economico, di questo o quell'esercito, di questa o quella bandiera. In realtà solo fantasmi obbedienti alla più generale legge della necessità di soddisfare dei bisogni naturali o indotti di questo o quel gruppo di esseri umani. Esiste la contrapposizione originale fra bene e male, riferita all'universo nel primo istante di vita, lungo la strada del congiungimento della coscienza di sé, sì. L'universo è il centro di se stesso e di ciò che contiene, non l'essere umano o i suoi dei fantasmi. È bene ciò che si espande ed è male ciò che si contrae. È male ciò che si ferma e tende a chiudersi su se stesso. È bene ciò che esplode, è male ciò che implode. L'energia vitale tende ad espandersi e a velocizzarsi quando è viva e sana
e a ristagnare quando è malata. La tendenza di ogni forma di vita è quella di stendersi. Se non lo fa, non è per autolimitazione, ma perché circostanze o esseri glielo impediscono, favorendone a volte la selezione e raramente, almeno fino a qualche migliaia di anni or sono, la scomparsa. Tutto ciò che cresce e si espande si definisce bello. L'energia vitale stagnante tende a bloccare ogni movimento e a far appassire tutto. È bene la ricerca della conoscenza e della consapevolezza e del potere personale, perché questo porta all'esplosione e allo sviluppo dell'individuo e, di conseguenza, della sua specie. È bene imprecare e riprovare davanti alle difficoltà, serve a compattare se stessi. È male arrendersi e pregare, come fanno gli adoratori di dei. Ci si piega su se stessi e si appascisce. È bene sviluppare la vita, proteggendola in ogni forma, in quanto tale va protetta non da forze occulte, ma dallo sciacallaggio perpetrato da altri esseri umani. E questo va fatto nel suo ambiente, per la sua organizzazione. Ogni volta che una forma di vita cresce e si espande, significa un buon equilibrio nella natura, significa flussi di energia vitale, significa sviluppo del potere personale degli esseri e degli esseri umani in particolare. Male è il saccheggio della vita, male è il saccheggio delle foreste, male è rinchiudere forme di vita, esseri entro gabbie, male è l'aria velenosa, male è inquinare il mare, riducendo lo spazio vitale per gli esseri di quei luoghi. La carne di pollo allevata in batteria ha molto meno energia della carne di una gallina, la quale abbia vissuto almeno una parte della sua vita secondo la sua natura e comunque con una certa mobilità. Gli alberi felici danno frutti molto più potenti delle piante irrorate da antiparassitari, anticritogamici, disurbanti, eccetera. Male è gettare, senza una scelta soggettiva, veleni sulla terra o nel vento. Male è colpire senza una ragione la natura e i suoi processi evolutivi e di adattamento. Male è colpire o distruggere esseri se non vi è diretta necessità o scelta diretta del soggetto. Male, il male riscuoterà il suo tributo. Restringere la vita non è indolore. Quando una forma di vita viene fatta sparire da un determinato territorio, la natura ricrea lo schema funzionale ad un livello più basso. Lo sterminio di milioni di rane e di rondini, come variazione dell'habitat, venne pagata con un aumento di milioni di zanzare. Ne sanno qualcosa molti paesi e i commercianti di veleni chimici. L'energia vitale tende sempre ad espandersi e riprodursi ad eccezione dell'ultimo stadio raggiunto dalla natura. E nacque il deserto del Sahara. Quell'immensità di sabbia l'essere terra lo ha chiamato l'orrore. Questo è il male. Questo è l'ultimo stadio dal quale sembra impossibile riuscire a ripartire per sviluppare la coscienza di sé. L'orrore è un campo statico di energia vitale stagnante, tendente ad espandersi piuttosto rapidamente. Ricordo che non prendo telefonate, almeno finché non ho finito. Chi distrusse quella natura, chi tagliò quelle foreste, chi bloccò i flussi di energia vitale, ora mira il proprio capolavoro. A proposito, in questi giorni c'è la foresta dell'Indonesia che va a fuoco, È bene il bimbo che cresce, è male l'essere umano in cui passando gli anni svanisce il bisogno di volare, male è obbligare degli individui ad essere uguali a qualcuno o a qualche cosa, bene sono le milioni di sfaccettature dell'universo e la voglia di toccarle tutte, male è vietarlo, bene è il sesso nelle sue milioni di forme, male è terrorizzarne o limitarne la pratica, avvicinarsi a tutti gli esseri con rispetto, mantenere vivi e forti i propri campi di energia vitale, percorrere le strade del mondo con sete di conoscenza, dilatare le ali della percezione attraverso lo sviluppo dei sensi e dell'uso delle linee di tensione, sviluppare il sognare e nessun male, inteso come costrizione dell'individuo, sarà sufficientemente forte per soggiogarvi. Male è affermare la proprietà su parte del pianeta. Bene il lavoro, atto a superare il lavoro e la fatica del lavoro. Male è possedere schiavi, osservi lo stesso. O essere schiavi, osservi lo stesso. Male è mettere sopra di sé un Dio e se stessi in ginocchio. Orrore è costringere altri a farlo. Così facendo si rattrappisce la propria energia vitale e si costringe altri esseri alla dissolvenza. Male è mettere sopra di sé dei. Male è mettere sopra di sé i loro rappresentanti. Bene il riposo, il dormire, l'esplodere. Male è mettere sopra di sé il proprio padre e la propria madre. Ad essi non si deve nulla. Ogni essere è sempre il prodotto di un orgasmo
e l'orgasmo è una delle chiavi di sviluppo di ogni essere che lo pratica e dell'universo nel suo insieme. Male è uccidere altri esseri, ma se ciò dovesse accadere, al di là di ogni forma giuridica, gli esseri devono sapere come non sia possibile risoffiare la vita dentro un corpo fisico distrutto. Quindi ogni cruccio, pentimento o vendetta è inutile e non ha ragione di essere. Bene farà l'amore, e non certo per fare figli. Se la specie umana, nel corso della sua evoluzione, ha fatto in modo che i figli nascessero dall'atto sessuale, non lo ha fatto per condizionare quest'atto, ma perché questo fare è talmente importante che il non farlo avrebbe comportato comunque la distruzione della specie e dei singoli individui. Male, suicida, e farlo allo scopo di avere, da quando in qua persone vengono possedute da altre persone, dei figli. Male è sottrarre a chi lavora, trasformando la materia con le proprie mani. Male è possedere la vita di qualunque essere. Bene sono gli anziani, quando rispettano ed onorano i bambini e i giovani. Bene il genitore che non mette il guinzaglio al figlio. Bene il genitore che non condiziona la propria vita in funzione del figlio. Un sistema sociale giovane è un sistema sociale in movimento, un sistema sociale retto da vecchi è la morte di ogni spinta, di ogni ansia, di ogni desiderio. Bene la sete di conoscenza, male l'essere arrivati. Bene è prendere in mano il proprio sognare e spiccare il volo. Male è ingoiare pillole per dormire. Male è essere bloccati dal terrore e dall'angoscia, senza essere in grado di organizzare un progetto per fronteggiarle ed annullarle. Bene è l'atteggiamento di distacco e rispetto nei confronti di tutto e di tutti. Male è disperdere, bene è volare. Bene, io vi ho fatto tre capitoletti del libro dell'Anticristo, la prossima volta c'è l'Anticristo, l'ultimo capitolo della prima parte. Vediamo un attimo, c'è una telefonata, è caduta. Abbiamo ancora un capitolo e la descrizione del bene e del male penso che sia abbastanza chiara. Mentre il cristianesimo, vediamo un attimino. Pronto? Claudio? Sì, chi parla? Sono Sergio. Ciao Sergio. È un buon serato a tutti quanti. Senti, va un po' più lento quando vedo leggere questo. Sì, sono troppo veloce? Sì, sì, perché bisogna assimilare, devo capire che dai tempo a assimilare qui che ascolta. Senti, dimmi. A proposito dei fuochi, no? Se ufficiale che è Chiesa Cattolica ha chiesto scusa per i roghi e Giordano Bruni Testa e tutti quelli che era... Davvero? Quando ha chiesto scusa? Sul telegiornale di stasera. Ah sì? Sì. Beh, adesso però bisogna pararlo, no? Ha capito che se ne sta un'offesa a Dio, l'intolleranza che avevo nel passato. Ah. Sì, cioè, se arriva a Galileo, se arriva i roghi, l'Inquisizione, per le crociate che hai chiesto scusa, no? No, beh, ma quelli sai, era una cosa... Qui sei arabi. Sì, arabi, certo. Sì, sei così, sa. Sì. Comunque è un buon risultato in ogni caso. Da un certo punto di vista sì, che fa riflettere anche a quando con molti cattolici, no, ti discutevi sta roba qua, che erano increduli sul fatto che questa roba qua si esistesse. Ma tu pensi che addirittura fino a 2 anni fa, mia figlia, c'era un ritaglio di giornale, no? Della diocesi non qua, so quale, lei esaltava il fatto che la Chiesa è stata costretta ad uccidere Giordano Bruno perché Giordano Bruno era un pazzo, cioè, capisci? Cioè fino adesso no? Non fino a 100 anni fa. Beh, era che l'Inquisizione che dura 400 anni. Sì, ha avuto vari soggetti diversi, ma se da fa conto dal 1200 circa fino a... Il metodo era sempre quello. Sì, il metodo era sempre quello. Sì, infatti, guarda, sei incredibile. Quanto inquinamento da fumo che ha causato anche a Sentea? Quanti alberi da palazzo vuoi usare? Madonna. Sì. Sì. Vale, no, adesso se si vive, però vale che quello che ha fatto è una roba veramente terribile. Sì. Cioè, il modo che io facevo fare, perché lui naturalmente gli dà in mano la legge ufficiale, il braccio, sì. però gli era lui che faceva questa roba qua. Sì, ma infatti erano loro, guarda. E il modo che lui ha fatto, guarda, se altro che chiedere scusa così ufficialmente, no? Attraverso televisione, attraverso telegiornale, con una
con una ragazza che ti dice sì al Vaticano, e questo è quello. Cioè, vedo l'ipocrisia ancora una volta. Chiedo scusa, però non hai coraggio di assumersi le sue responsabilità. Ti vedo saggio, no? Cioè, per quel che mi riguarda, ritengo di dover chiedere conto, no? Cioè, in fondo, chi sono io? Io non sono nessuno. Però io chiedo conto, capisci? Avete, cioè, se nessuno chiedono conto, prima o dopo dovranno rispondere a questi conti. Questo è importante. Quantomeno quando ti arriverà a fare una certa coscienza. Anche come organizzazione. Sì. Certo. Sì, ma... Perché sbatte addosso ai problemi della gente, ostia. No, guarda che i problemi sono terribili, perché... Quindi non puoi esularsi a dire, un colpo chiediamo scusa a Dio, un altro colpo preghiamo... Sì, però capisci quante citazioni hanno della Bibbia sui loro manuali per l'Inquisizione? Allora quella è la parola di Dio, capisci? Cioè, questo è duro il tono. Figa compare il nome di Dio. Esatto. Cioè il nome di Dio, Dio tuo. Ma è frase per frase, perché io ce l'ho il martello delle streghe di Spencer, no, in sito. E ci sono tutte le citazioni bibliche per cui loro erano autorizzati a torturare, capito? Quello sarebbe anche un altro bel programma che ti puoi riattivare. Ma lo sto già facendo. Infatti, guarda, la prossima trasmissione parlerò della... proprio la caccia alle streghe, la prossima trasmissione. Sì, proprio quello, siamo al 16°. Ecco. Però parlerò più dal punto di vista della stregoneria, no? Più che altro, la volta l'abbiamo fatto con i benandanti, poveretti. Da simpaticissimi. Va bene. Ci vediamo domani sera. Ciao. Mi sono Gianpietro. Ciao Gianpietro. Ciao. Ti ricordi che ci siamo visti la riunione dei speaker? Grazie, ho capito chi sei. Niente, ho voluto darti un salutino veloce perché te andare via tra poco. Grazie. E complimenti. Grazie. Ti saluto. Ciao, buona giornata, ciao. Altrettanto. Grazie per i saluti di Gian Pietro e grazie per l'intervento di Sergio. Quello che volevo dire io, no? Visto che abbiamo ancora qualche minuto per parlare, è che quello che noi esponiamo come idee, no? L'idea della stregoneria del paganesimo, parto dal presupposto che il mondo che c'è in questo momento va a costruire la coscienza universale. I cristiani partono dal presupposto che Dio abbia creato il mondo. Per cui capite bene che questi due concetti cozzano l'uno contro l'altro e vanno a costruire due strutture di pensiero che sono diametralmente opposte. Cioè, se i cristiani possono avere dei punti di contatto religiosi con i musulmani, possono avere dei punti di contatto con gli ebrei e anche oggi come oggi anche con i buddisti, non possono assolutamente averle col paganesimo, anche se molti pagani stanno tentando di fare operazioni di sincretismo, però sono operazioni già fallite in partenza, perché il paganesimo ha due visioni diverse. Cioè, quando io vi dico che è male essere bloccati dal terrore e dall'angoscia, qualunque cristiano mi direbbe sì, è vero, è male essere bloccato dal terrore e dall'angoscia, e sì, è proprio male. Però quando lui agisce, piglia suo figlio, lo fa battezzare e gli insegna che se un Dio, che se uno non si comporta bene, gli manda un fulmine. E che se lui va a Cosenoccio contro un tavolo e si fa male al tavolo, è perché Dio lo ha punito. Cioè, per cui, anche se nella forma, se quello che diciamo noi è anche accettabile dal punto di vista del cristiano, perché tutto sommato non è che stiamo parlando della luna che casca sulla terra, quello che non è accettabile è il lavoro di profondo che viene fatto dal condizionamento educazionale. Cioè, il condizionamento educazionale ti costringe a vivere come se c'è un Dio creatore e un Dio che ti sorveglia, cioè sei un sorvegliato speciale, Dio è in ogni luogo. Mentre invece nel paganesimo, non essendoci questo, cioè non essendoci questa visione del Dio che solleva, non essendoci questa visione di un padrone che deve tenerti sotto controllo e che tu per forza devi pensare quella cosa che uno ti dà, tu devi costruire il tuo pensiero.
sei responsabile del tuo pensiero, sei responsabile delle tue azioni, anzi proprio le tue azioni possono costruirti o non costruirti. Per cui non c'è un Dio che ti dice se ti comporti bene vai in paradiso, però siccome tu ti comporti bene perché vuoi che io ti faccia andare in paradiso, io ti mando all'inferno perché io faccio quello che voglio io. Cioè questa cosa non esiste assolutamente, esiste semplicemente le azioni che facciamo, le cose che decidiamo, andiamo a costruire il nostro corpo luminoso o non andiamo a costruire il nostro corpo luminoso. Possiamo accumulare energia, possiamo avere dei bei rapporti, possiamo costruire delle buone relazioni col mondo che ci circonda, oppure possiamo costruire delle cattive azioni col mondo che ci circonda. Però siamo sempre noi responsabili di questo. Anche se uno fosse in un campo di concentramento, un campo di stato, oppure anche nelle situazioni peggiori che possiamo immaginare, esistono delle scelte soggettive che ci permettono comunque di non farsi distruggere il campo vitale, distruggere la nostra energia. Che cos'è per uno stregone la sconfitta vera, un pagano la sconfitta? È passare dall'altra parte. Cioè, la sconfitta in stregoneria c'è quando uno, che fino al giorno prima lavorava per la libertà, lavorava per espandere se stesso, per avere delle buone relazioni, passa dall'altra parte e comincia a mettere in ginocchio gli esseri umani. Questa è la vera sconfitta. Cioè, la sconfitta in stregoneria c'è quando si passa dall'altra parte. E nello stesso tempo non esiste nella stregoneria, nel paganesimo, la possibilità di convertire qualcuno. Perché questo? Perché o le persone, gli esseri umani, sentono il mondo che hanno attorno, sentono la vita nel mondo che hanno attorno, sentono le tensioni del mondo circostante, le percepiscono, al di là poi di come lo chiamano. Il paganesimo non ha obblighi di chiamarlo in un certo modo. Cioè, o una persona fa questo e allora non è cristiana, anche se magari si è sempre chiamata cristiana, e allora può diventare pagana, ma solo perché già sentiva il mondo attorno che la chiamava, ma non perché le mie parole lo possono convertire. Io non sono in grado di convertire nessuno, questo deve essere chiaro. Però sono in grado di far comprendere ad alcune persone cosa gli può succedere, cosa loro sentono. Cioè il divino che le chiamano, questa è l'essenza, la ragione del mio fare, la ragione della mia azione. Detto questo, l'amico Sergio ha detto giustamente che devo leggere un po' più piano perché i concetti sono pesantissimi. Infatti la prima volta che vi ho letto ho preso un mattone e ve l'ho lanciato nel cervello. Questo so che vi ho devastato, anche perché è stato quasi incomprensibile. La seconda volta ho cercato di dare delle spiegazioni dopo ogni lettura, per cui ho tentato di staccare. Adesso devo leggere un po' più lentamente. Bene, siccome qui non c'è nessuno ancora e non vedo nessuno, vi do un'altra bella mattonata. Vi do un'altra bella mattonata cercando di leggere un po' più piano e leggerò l'Anticristo. Così chiudiamo direttamente la prima parte del libro dell'Anticristo. Vi dirò che cos'è l'Anticristo. Cercherò di leggere un po' più piano. I nomi, come ogni nome, sono convenzioni. In questo caso, questo nome assume un significato attraverso un concatenamento di condizioni storiche. Gli esseri, spacciatisi per dei creatori, consolidarono il loro controllo sulla specie umana attraverso una continua modificazione della struttura impositiva, del modo di apparire e della forma assunta. La fase attuale ebbe origine un paio di migliaia di anni or sono, circa, quando gli esseri autospacciatisi per Dio Creatore utilizzarono per i loro scopi un tale Gesù, detto dai greci Christos. Questo fu il loro capolavoro. Questo individuo venne giustiziato per un tentativo di colpo di Stato realizzato attraverso un'operazione di occupazione ed egemonizzazione del Tempio di Gerusalemme, spacciandosi per figlio del Dio di Israele. Non prendo telefonate finché non ho finito questa lettura. Tale Gesù era il nemico numero uno della vita. Probabilmente nessuno può dire come egli fosse realmente, ma la descrizione evangelica coincide con il modo di essere di molti matti ispirati da qualche Dio, anche oggi in circolazione, e secondo Celso molto comune a quei tempi in Palestina.
Non importa come egli fu, importa come egli fu descritto. Importa come tale descrizione, attraverso l'uso delle armi, degli eserciti e stragi nei quattro angoli del globo, provocò e provoca il blocco del flusso di energia vitale nella specie umana. Quella descrizione alimenta il vuoto nel deserto sahariano. Quella descrizione distrugge la vita. Ci fu chi descrisse il Cristo in questi termini. Questo lieto messaggero morì come visse, come aveva insegnato, non per redimere gli uomini, ma per indicare come si deve vivere. La pratica della vita è ciò che ha lasciato in eredità agli uomini. Il suo contegno dinanzi ai giudici, agli sbirri, agli accusatori e ad ogni specie di calunnia e di scherno, il suo contegno sulla croce. Egli non resiste, non difende il suo diritto, non fa un passo per allontanare da sé il suo punto estremo, anzi fa qualcosa di più, lo provoca e prega, soffre, ama con loro, in coloro che gli fanno del male. Le parole rivolte al ladrone sulla croce racchiudono in sé tutto il Vangelo. Questo in verità è stato un uomo divino, un figlio di Dio, dice il ladrone. Se tu lo senti, risponde il Redentore, tu sei in paradiso, anche tu sei figlio di Dio. Non difendersi, non sdegnarsi, non attribuire responsabilità, ma neppure resistere al malvagio, amarlo. Questa citazione è di Nietzsche, comunque, dell'Anticristo di Nietzsche. È una descrizione precisa delle finalità del Vangelo di Giovanni, del suo insegnamento, del suo fine. Trasformare gli esseri umani a propria immagine e somiglianza, dividere la specie umana in incubi e succubi, carne da macello, bestie per la produzione di energia vitale stagnata. Non c'è soggettività in lui, non c'è progetto manifesto in lui, non c'è dinamicità in lui, non è infame, non è eroe, non scappa e non combatte, non protegge qualche cosa o qualcuno, non si chiede il perché delle cose, egli è nulla. Succhiate da me tutta l'energia vitale stagnata che volete, finché posso ne produrrò ancora. Questa è l'obbedienza di Gesù al suo Dio. Questo è l'esempio indicato dalle chiese cristiane nel mondo. Questa è l'immagine sulla quale l'era attuale ha appiattito il divenire della specie umana. L'immagine è stata di volta in volta modificata, mettendo in rilievo aspetti specifici per un unico fine, controllare ed ampliare l'allevamento delle bestie, mantenendone il controllo al variare delle condizioni oggettive. Egli fu il figlio dell'uomo, la prima bestia di tutte le bestie, il primo fornitore di energia vitale stagnata, aderente alla nuova descrizione con la quale i soliti dei s'apprestavano a condizionare e dominare la specie umana. Lui cacciò i mercanti dal tempio, ed ecco come un gesto volto a distruggere la libertà nel quotidiano degli esseri umani, una specifica libertà in uno specifico quotidiano, viene esaltato ed enfatizzato come un atto positivo dai suoi preti. Quale eroe? Voi dovete obbedire e accettare in silenzio, perché è più facile che un cammello, inteso come l'essere cammello, passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. Non anelate al benessere, obbedite e zitti. Mentre si moriva di obbedienza, gli dei di costoro succhiavano energia vitale che la costrizione e l'obbedienza imposta produceva. Poi furono le crociate contro gli infedeli. Con cosa? Con le idee? Col lume della ragione? Col sapere o la saggezza? Quando mai un cristiano ha delle idee? Quando mai un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, capace solo di dire o fai quello che voglio io o t'ammazzo come un cane, può disporre di un qualche lume della ragione o di un bricio di saggezza? Il cristiano si identifica con le sue attività, dal suo Dio al vice Dio alla torma di semidei chiamati santi, e non tollera chi tenta di esistere, non solo con un credo diverso, ma in armonia col mondo circostante. Deve costringerlo, inducendolo ad aderire al proprio modo di essere o ammazzarlo, affinché non turbi la propria coscienza. Spade, cannoni, bombe atomiche, questo è il linguaggio più conosciuto ed amato dai cristiani, mai per legittima difesa. Qualche volta parlavano di pace, ma solo quando gli equilibri socio-politici economici non gli sono favorevoli nel controllo dei loro greggi, quando ogni movimento, ogni contraddizione, ogni cambiamento possono danneggiarli, allora vogliono la quiete, la stagnazione, come quella della loro energia.
Ogni cristiano è democratico, anche se attualmente ci sono feroci dittature rette da cristiani, solo per paura di perdere ulteriori spazi di egemonizzazione sociale. Mentre parla di democrazia, egli tende ad imporre all'intero tessuto sociale, specialmente ai non cristiani, il proprio modo di vivere, la propria morale, definendo come morale la propria teocrazia. Sosteneva forse la democrazia ai tempi di Luigi XV? Sosteneva la democrazia e l'uguaglianza durante l'invasione colonialista dell'Africa, delle Americhe, o mentre otteneva le conversioni tagliando testi in Ungheria? I cristiani possono essere succubi o incubi. Devono strisciare costringendo qualcun altro a strisciare, a sua volta, a seconda della situazione gerarchica in cui sono inseriti, per poter da un lato produrre energia vitale stagnata e dall'altro costruirsi la certezza soggettiva della giustezza delle proprie azioni. Finché qualcuno li contesta, resta sempre il tarlo del dubbio. Una cosa i cristiani non potranno mai essere: esseri umani. Gli esseri spacciatisi per dei creatori iniziarono e svilupparono molte altre operazioni sul genere di quelle del Gesù, al fine di articolare il più possibile il controllo del proprio bestiame. Molti di questi progetti abortirono, altri furono assorbiti, altri ancora ebbero uno sviluppo notevole come quello generatosi da Maometto e diffusosi nell'Africa, nell'Asia e nel Nord Africa con gli stessi metodi con i quali si diffuse il cristianesimo. Per questo motivo la microentità, per portare a termine la propria missione, per la quale migliaia di specie viventi si sono modificate, assume il nome di Anticristo. L'Anticristo è una microentità organizzata e distaccata dall'entità informazione in questa parte dello spazio per portare a termine un lavoro specifico: riportare gli esseri autospacciatesi per Dio o dei creatori nell'ambito dell'entità, liberando la specie umana e la natura dall'intasamento dell'energia vitale stagnata. L'operazione dell'Anticristo non inizia ora. Migliaia di esseri umani negli ultimi 5-6 mila anni sono stati perseguitati dai deisti perché lavoravano più o meno consciamente per preparare la rivincita. La tecnologia era un nemico degli dei, essa era frutto della ragione, non della fede. Un nemico crudele contro il quale gli adoratori di dei non avevano armi. La storia delle scoperte, la storia delle trasformazioni sociali, la storia specifica dei singoli popoli, la storia dei bisogni dei singoli e delle nazioni, i cambiamenti, tutti i cambiamenti, dall'avvento dell'illuminismo a quello della borghesia, alla trasformazione del proletariato, tutto fu risultato visibile dell'intrecciarsi e della trasformazione delle linee di tensione. Streghe e stregoni, uomini a caccia di sapere e conoscenza, donne impegnate a risolvere il quotidiano nei tormenti del comando sociale, esseri che alzavano il capo, chiedendo giustizia in ogni situazione, contribuivano a far vibrare e sviluppare le linee di tensione che, percorrendo tutto il pianeta, attraversavano la specie umana, favorendone le trasformazioni. Streghe e stregoni, manipolando le linee di tensione attraverso l'uso continuo nel quotidiano di erbe e sogni, dettero nuova linfa alla medicina, alla psicologia e ancora al liberalismo e al libertinismo. Gli alchimisti, attraverso la manipolazione quotidiana della materia, dettero vita alla chimica e alla scoperta delle leggi fisiche, ancora vibrazioni, e si sviluppò la coscienza proletaria. Io sono. Ancora un mutamento, e fu il 1968, ancora un mutamento, e fu il 1982. Le condizioni attraverso le quali l'Anticristo sviluppava il proprio progetto andavano via via maturando. Qualcuno cercava di cancellare il passato, il ricordo, come quando gli anatomisti erano costretti a seppellire i cadaveri come briganti nei cimiteri, per comprendere la forma umana. Si sminuì l'importanza di tutti coloro che, mentre i cristiani alzavano i roghi e affinavano il potere coercitivo attraverso l'uso della galera, sfidavano il potere costituito in tutte le sue articolazioni. Era la linea di tensione, agente sul bisogno della coscienza e del sapere, che era stata fatta vibrare al fine di produrre un effetto valanga sull'intera gamma dei bisogni dell'intera specie umana. Per quanto feroce divenne la repressione dei cristiani, l'energia vitale era sempre più all'attenzione di un numero sempre maggiore di esseri: milioni di mani, 10.000 cervelli, migliaia di scopritori,
sempre la stessa forza. Una cosa i cristiani, pur nel loro terrore, di non riuscire mai a dominare completamente l'essere umano, non scoprirono mai: l'anticristo. Qualora ciò fosse avvenuto, l'avrebbero trasformato in una nuova immagine di un qualche loro dio, eleggendo se stessi a portavoce e mettendo la specie umana in ginocchio. I loro profeti di morte intuirono la presenza di una forza misteriosa che prendeva forma e cresceva. Quella forma li terrorizzava. Erano e sono impauriti dalla crescente richiesta di libertà che sale della specie umana. La libertà per sciogliere le condizioni attraverso le quali tengono milioni di esseri umani in ginocchio. I loro profeti hanno chiamato l'imperiosa avanzata del bisogno di libertà la bestia. Un cristiano non ha ragione di essere senza bestiame umano da mettere in ginocchio, senza un gregge da condurre al macello. L'entità anticristo non agisce come i cristiani descrivono l'agire del proprio Dio, ma attraverso le linee di tensione, le sono in grado di armonizzare tutte le specie e tutti i viventi senza alterare l'equilibrio della natura, della vita all'interno della natura. Spinge popoli e talenti lungo direttrici di sviluppo diverse da quelle imposte dalle armi dei preti, dell'energia vitale stagnata. Li spinge alla scoperta dell'energia vitale, dei bisogni legati ad essa, del rapportarsi attraverso questa nel quotidiano. L'entità anticristo sa perfettamente come prima gli esseri umani avrebbero imparato a guardare e prima avrebbero imparato a vedere. L'entità anticristo sa perfettamente come sia necessario che i popoli abbiano la pancia piena, bisogni naturali soddisfatti, per prestare attenzione ai bisogni dell'intelletto. Agì sollecitando e dando energia vitale a tutte le linee di tensione. L'idea in generale, e il Dio dei cristiani in particolare, ha bisogno di persone sofferenti, imploranti il loro aiuto. La nuova struttura industriale, venuta formandosi il secolo scorso, nata dalla borghesia, abbisognava di persone con la pancia sufficientemente piena, sia per farli lavorare che per smerciare i loro prodotti da essi stessi fabbricati. La borghesia faceva vivere i suoi schiavi un po' più a lungo che non nel feudalesimo o il clericalismo. Se il clericalismo e il feudalesimo facevano morire gli esseri umani con la pancia vuota, la borghesia li faceva vivere un po' di più agendo meno direttamente sull'energia vitale del singolo individuo. In compenso, avvelenavano l'acqua, l'aria, alteravano i bisogni degli schiavi in funzione del proprio bisogno di comando ed eliminavano ogni forma di vita ad essi non immediatamente utili. Il ciclo tendeva al completamento. Gli esseri spacciatisi per dei creatori volevano ridurre l'essere umano a bestia produttrice di energia vitale stagnata, greggi di pecore. Il nuovo sistema nato con la borghesia vuole ridurre gli esseri umani a semplici produttori e consumatori, carne da lavoro, se non addirittura poliziotti, guardiani ed educatori di produttori e consumatori, carne da macello. Il primo sistema esauriva l'essere umano, agendo essenzialmente sulla struttura dell'energia vitale. Il secondo lo distrugge, agendo essenzialmente sull'apparato fisico e sensorio. Era necessario sviluppare questa dualità. Entrambe le forme attraverso le quali la specie umana veniva costritta stavano diventando adulte. Sta arrivando il momento in cui non possono più crescere e rinnovarsi, iniziando per entrambe il processo degenerativo. L'entità anticristo può lavorare agendo sempre più direttamente sullo sviluppo degli esseri viventi all'interno della natura. O l'essere umano si riappropria della propria energia vitale, sviluppando il proprio corpo di sogno e rigenerando il rapporto col mondo circostante, modificando il proprio fare nel quotidiano della ragione, o l'intera specie umana comincia a declinare e scomparire, magari portandosi dietro buona parte della natura. Sono costretto qui a fermare un attimo perché sono arrivati i ragazzi che tengono la trasmissione. Mando la sigla, arrivederci a giovedì prossimo. Io sono Claudio Simeoni,